in prossimità della festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, si mobilita la comunità che fa capo alla chiesa e al convento di Santa Maria degli Angeli a Nocera Superiore. Saranno solenni festeggiamenti religiosi, ci sarà l'immancabile fronte laico profano, ma soprattutto c'è un'iniziativa di solidarietà, una mostra mercato, un mercatino dell'usato, il cui ricavato serve a raccogliere fondi per il restauro, almeno esterno, della facciata, su cui sono particolarmente evidenti i segni devastanti del tempo. Sì, in effetti la proposta è venuta soprattutto per quanto riguarda il mercatino dell'usato dalla nostra fraternità dell'Ordine Francescano Secolare, che ha proposto questo mercatino anche per raccogliere fondi in vista di una manutenzione straordinaria del nostro convento, soprattutto la facciata per il momento, che ormai risale a moltissimi anni senza un intervento particolare, e quindi noi vogliamo, attraverso questo, attraverso quello che si raccoglierà durante la festa, avviare i lavori. Già, come già ha detto padre Giacinto, questa è stata un'idea di tutta la fraternità per vedere un po', per racimolare qualche cosa, anche perché San Francesco si è distaccato dalle cose terrene e noi ci distacchiamo per il momento solo delle cose inutili, diciamo, che non sono troppo importanti, però a noi magari potrebbero dare, insomma, diciamo, sono superflue, per gli altri sono cose importanti, e quindi vogliamo, anzi vi prego di venire a vedere, a visitare almeno. Se avete qualcosa da portare, lo portate. Avete visto più o meno le cose che ci sono, vedete voi. Chi ha voglia di visitare questa mostra mercato, questo mercatino dell'usato, quando lo trova aperto e come può fare? Tutti i giorni dalle 5 alle 8 e mezza di sera, e la domenica tutta la giornata.